Cambiamo argomento, fumata nera questa mattina per l'elezione del nuovo rettore dell'Ateneo Pisano. Anche in questo caso si va, neanche a farlo apposta, ai ballottaggi. Gli aventi diritto al voto erano 3.184, le schede scrutinate 2.572. Le schede bianche sono risultate 36, gli astenuti 6. Hanno riportato voti Mancarella Paolo Maria, 879 voti, Iannaccone Giuseppe, 329 voti, Tulli Mauro, 253 voti, Acquaro Donato, 113 voti. Sulla base di questi risultati sarà necessario procedere ad un secondo turno di votazioni. Fumata nera per il rettore dell'Ateneo. Bisognerà infatti attendere il secondo turno di votazione per conoscere il nome del vincitore che dovrà guidare l'Ateneo fino al 2022. A sfiorare la maggioranza assoluta il candidato Paolo Maria Mancarella, che con 879 voti risulta essere il candidato più votato dei quattro. Il secondo turno di votazione è previsto per i giorni dal 13 al 16 giugno, mentre un eventuale ballottaggio dal 21 al 23 giugno.